La scena iniziale presenta un'avvocatessa a tutti gli effetti, Yesung, che sta cercando di difendere suo padre per un crimine che non ha commesso. Si scopre che suo padre è stato falsamente accusato di violenza sessuale e omicidio di una bambina. Nel processo in tribunale, Yesung sostiene che il pubblico ministero sta facendo false affermazioni, siccome lei è testimone dell'intero incidente. Più tardi, mentre lascia il tribunale della prigione dopo un processo riuscito, Yesung nota un palloncino impigliato nel filo spinato. La scena poi torna all'anno 1997, dove Yesung, 6 anni, e suo padre Yong-gu stanno fissando la vetrina di un negozio. Stanno ammirando uno zaino di Sailor Moon, e Yong-gu promette di comprare lo zaino a sua figlia non appena verrà pagato dal lavoro. Proprio in quel momento, notano un commissario di polizia che acquista proprio quello zaino per sua figlia. Yong-gu si precipita a prendere lo zaino, ma viene aggredito dalla gente e preso a calci fuori dal negozio. Dopo l'incidente, i due tornano a casa senza zaino un po' malconci, ma di buon umore. Yesung, essendo una bambina gentile e intelligente, capisce la situazione e nonostante ciò non si sente triste per non aver preso l'articolo. Anche se è molto giovane si prende cura di suo padre, che ha un disturbo dello sviluppo. Il giorno successivo, Yong-gu viene pagato al lavoro. Mentre conta i soldi viene avvicinato dalla figlia del precedente commissario di polizia, che si offre di portarlo in un altro negozio che vende lo stesso zaino. Purtroppo, in uno sfortunato incidente, la bambina scivola sul marciapiede ghiacciato del mercato e un mattone le cade sulla testa, cosa che provoca la sua morte. Nel disperato tentativo di rianimare la bambina, Yong-gu procede a farle la rianimazione, ma una passante fraintende la scena e lo denuncia per aggressione e omicidio della ragazza. In seguito, Yong-gu viene arrestato e portato alla stazione di polizia. A causa della sua malattia mentale, non capisce di essere stato arrestato, quindi cerca di andarsene citando che sua figlia è sola a casa. Tuttavia, ciò si traduce solo in lui che viene picchiato dagli agenti di polizia, che lo trattengono in custodia fino al giorno successivo. Al mattino, la polizia fa falsi commenti sulle sue azioni, sostenendo che abbia cercato vendetta sul commissario aggredendo sua figlia. Per aggravare la sua situazione, è costretto a fare una falsa dichiarazione in cambio di un incontro con sua figlia. Nel frattempo, Yesung, preoccupata per suo padre, parte alla sua ricerca. Non molto tempo dopo, nota una folla che circonda la scena del crimine e presto scopre suo padre in manette. Spaventata, la bambina corre verso di lui, ma viene subito trattenuta dagli agenti. In seguito a questo evento, Yong-gu viene mandato in prigione dove il direttore lo picchia per avere commesso un simile crimine. Viene quindi detenuto nella cella numero 7 insieme ad altri 5 detenuti, che lo picchiano per il crimine di cui è stato falsamente accusato. Nonostante tutto ciò, l'innocente Yong-gu continua a pensare a sua figlia. Durante l'orario di lavoro, i detenuti hanno il compito di realizzare palloni da calcio. Uno dei compagni di cella di Yong-gu di nome Yang-ho, che è considerato il leader, usa queste palle come alibi per contrabbandare cose. Distribuendo questi prodotti di contrabbando, il leader e la sua banda stabiliscono il loro territorio nella prigione, ma questo ha anche procurato loro diversi nemici. Un giorno, il leader della banda rivale cerca di pugnalare Yang-ho alle spalle, ma Yong-gu se ne accorge e interviene appena in tempo per salvarlo. Le sue azioni impressionano profondamente il leader. Più tardi, Yang-ho si offre di aiutarlo in ogni modo possibile per ricambiare il favore. In risposta, Yong-gu esprime il desiderio di vedere sua figlia Yesung. Di conseguenza, la bambina viene portata in prigione insieme a un gruppo di coristi, che sono lì per uno spettacolo. Dopo aver aspettato il momento giusto, la ragazza viene rapita e introdotta di nascosto all'interno della cella numero 7 per incontrare suo padre. Non appena Yong-gu la incontra, la abbraccia emotivamente. Si scusa per averla lasciata e spiega che è detenuto. Purtroppo, la loro riunione viene interrotta perché l'evento in chiesa termina. I compagni di reclusione tentano quindi in tutta fretta di farla uscire di nascosto, ma è troppo tardi perché il bus della chiesa è già partito. Di conseguenza, non hanno altra scelta che tenere la ragazza nella cella con loro. Uno dei compagni di cella impazzisce pensando alle conseguenze se venissero scoperti, quindi decide di allertare le guardie. Tuttavia, non riesce a farlo quando guarda la faccia piangente di Yesung. Vivendo con loro, i compagni di cella si rendono conto che Yong-gu non può essere un aggressore visto che ama così tanto sua figlia. Passano un paio di giorni, e la cella ora assomiglia più al parco giochi di Yesung piuttosto che a una cella di prigione. I detenuti alla fine vanno d'accordo con lei, e traggono persino gioia da lei grazie alla sua luminosità. Una notte, il direttore della prigione esamina le immagini dell'evento del coro e scopre che manca una delle ragazze che si esibiscono. Rendendosi conto che la ragazza è stata introdotta di nascosto, ordina un'immediata ispezione di tutta la prigione.
Poco dopo, Yesung viene ritrovata e immediatamente mandata all'orfanotrofio, mentre Yeong-gu viene confinato in una cella solitaria. La stessa notte scoppia un incendio dovuto a un tentativo di incendio doloso causato da un detenuto che protesta per aver permesso a una bambina di entrare nella prigione. In mezzo al caos, tutti i prigionieri vengono mandati nel cortile, mentre il direttore irrompe nella cella per arrestare il manifestante. Sfortunatamente, l'incendio si allarga e sia il direttore che il manifestante rimangono intrappolati all'interno. Dopo aver assistito a ciò, Yeong-gu salta coraggiosamente tra le fiamme per salvarli, ignorando le potenziali conseguenze. La scena poi si sposta all'ospedale dove il direttore si sveglia e scopre di essere stato salvato da Yeong-gu. Questo gli fa capire che la denuncia dell'uomo è falsa e che lui non può commettere un atto così atroce. Dall'altra parte, Yesung riprende la scuola. Dopo le lezioni la sua insegnante le chiede perché è stata assente, ma Yesung semplicemente desidera incontrare suo padre. In seguito, porta la sua insegnante in prigione, lasciandola scioccata. Una volta lì, padre e figlia sono felicissimi di rivedersi. Vedendo l'amore tra i due, l'insegnante non li disturba e partecipa invece alla loro conversazione. La loro felicità è però di breve durata, poiché il tempo della visita scade, costringendoli a separarsi. Il direttore vede per la prima volta l'amore di Yeong-gu verso sua figlia, ed è più convinto riguardo al suo sospetto. Questo gli fa anche rievocare i ricordi del suo unico figlio ucciso da un detenuto. Dopo la separazione, Yesung è così addolorata che non mangia nulla e alla fine finisce in ospedale, così il direttore della prigione le fa visita per verificare il suo benessere. Durante questo, la bambina gli chiede di arrestarla e di portarla nella cella di suo padre. Toccato da questo, il direttore le permette di far visita a suo padre tutti i giorni dopo la scuola. Esamina inoltre i fascicoli del crimine di Yeong-gu e scopre che la sua dichiarazione giurata è stata falsificata. Dopo aver visto l'ingiustizia che Yeong-gu sta affrontando, il direttore giura di dimostrare la sua innocenza. Si reca quindi dal commissario e chiede una nuova indagine sul caso di Yeong-gu, all'insaputa del fatto che è stato il questore a incastrarlo. Nel frattempo, all'interno della prigione, i detenuti della cella numero 7 si divertono con Yesung. La bambina insegna al leader a leggere e scrivere, una sua debolezza che nessuno conosceva. Un giorno, Yesung prende in prestito un cellulare da uno dei suoi compagni di classe e lo porta dentro la prigione. Lo consegna poi a un detenuto, permettendogli di chiamare sua moglie e la sua bambina appena nata. Con il passare dei giorni, tutti formano un legame speciale con Yesung e iniziano a vivere come una famiglia. Oltre a tutto questo, apprendono anche che la data del processo finale di Yeong-gu si sta avvicinando. In risposta, i detenuti si impegnano ad addestrarlo per avere successo nel processo in modo che possa tornare alla sua vita felice con sua figlia. Per questo, chiedono prima a Yeong-gu di spiegare l'incidente in dettaglio. Esaminano inoltre diversi scenari per ottenere il quadro dell'incidente. Dopo qualche giorno, giungono alla conclusione che la figlia del commissario è effettivamente scivolata su una pozzanghera ghiacciata. Mentre cadeva, la bambina ha afferrato una pellicola di plastica che le ha fatto cadere addosso un mattone in testa e l'ha uccisa. I detenuti apprendono anche che Yeong-gu è stato ricattato facendogli firmare un rapporto falsificato, a causa del quale è finito lì. Dopo aver svelato la verità, Yeong-gu viene addestrato su come rispondere a potenziali domande dell'accusa. Anche se è difficile a causa della sua malattia mentale, sono comunque fiduciosi che vincerà perché è stato maltrattato. I detenuti prendono nota di tutte le possibili domande insieme alle loro risposte, che Yeong-gu studia giorno e notte. Inoltre, i compagni di cella organizzano una petizione da parte dei compagni prigionieri per vedere il processo di Yeong-gu in una dimostrazione di sostegno. Durante i preparativi, un avvocato pubblico incontra Yeong-gu. L'avvocato afferma che deve dichiararsi colpevole per salvare la figlia, sostenendo che il commissario farà del male a Yesung se vince il processo. L'avvocato abbandona anche la petizione dei prigionieri dicendo che non aiuterà. Nella scena successiva il giorno del processo tanto atteso arriva, e Yeong-gu viene portato in tribunale per il suo verdetto finale. Nella sala d'attesa, il questore lo picchia in un impeto di rabbia, minacciando di uccidere sua figlia se non confessa. Poco dopo inizia il processo, e Yeong-gu, molto preoccupato per sua figlia, si sacrifica dichiarandosi colpevole delle accuse. Il direttore della prigione cerca di convincere il giudice che Yeong-gu è mentalmente intimidito, ma alla fine viene condannato a morte. La data dell'esecuzione è prevista per il 23 dicembre, che coincide con il compleanno di Yesung. Tornando in prigione, i detenuti sono dispiaciuti per Yeong-gu, quindi decidono di occuparsi della situazione loro stessi. Elaborano un piano per costruire una mongolfiera per facilitare la sua fuga. Dedicano giorni e notti a questo progetto, spinti dalla voglia di liberare un uomo innocente dalle grinfie dell'ingiustizia. Chiedono anche l'aiuto di tutti gli altri prigionieri e dell'insegnante di Yesung per poter iniziare il piano.
Pochi giorni dopo, la prigione organizza un programma in cui Yesung, insieme ad altri bambini, eseguono un coro. Alla fine dello spettacolo, Yesung prende la mano di suo padre e lo invita ad andare nel cortile, con altri prigionieri che si uniscono per creare l'illusione che l'evento sia in corso. Cogliendo l'attimo, i detenuti mandano Yong-gu e Yesung sul pallone e rilasciano la corda. Mentre volano via, le guardie si accorgono del loro tentativo di fuga, ma i prigionieri impediscono loro di inseguire il pallone. Sfortunatamente, la corda della mongolfiera rimane intrappolata nel filo spinato, facendo fallire il loro piano. Ora, senza nessun posto dove andare, il padre e la figlia sfruttano questo momento per assaporare il sole che tramonta insieme. Il 23 dicembre, Yong-gu e i compagni di cella festeggiano il compleanno di Yesung prima che venga giustiziato. Sorprendono la bambina con una torta di compleanno e numerosi regali, e Yong-gu finalmente le regala lo zaino di Sailor Moon che avevano pensato di acquistare da molto tempo. Felicissima del regalo, la bambina lo ringrazia di essere suo padre. Mentre i due si abbracciano, il resto dei compagni detenuti, consapevoli del destino di Yong-gu, sono incapaci di trattenere le lacrime. Nonostante ciò, non pronunciano una sola parola davanti alla bambina. Fanno semplicemente finta che suo padre venga trasferito in un'altra struttura e le dicono di rimanere forte. Poco dopo, le guardie carcerarie arrivano per portare Yong-gu all'esecuzione. Prima di partire ringrazia tutti i suoi compagni di cella per le cure e il sostegno. I detenuti sono chiaramente rattristati, ma sono impotenti. Mentre Yong-gu passa davanti alla sala con sua figlia, anche gli altri prigionieri condividono il dolore. Quando arriva il momento della separazione, Yong-gu si sforza di trattenere le lacrime. Abbraccia Yesung per l'ultima volta, prima di dirigersi verso la sua esecuzione. Mentre si allontana, sente la voce di sua figlia e corre indietro per abbracciarla. Chiede aiuto perché non vuole essere separato da sua figlia, ma ormai è troppo tardi e anche il direttore sembra impotente. Il povero Yong-gu alla fine viene giustiziato per un crimine che non ha commesso. 16 anni dopo, Yesung, che ora è un'avvocatessa, fa appello per il caso di suo padre che è ancora considerato un criminale. Con il sostegno del direttore della prigione e dei detenuti della cella 7, è finalmente in grado di dimostrare la sua innocenza. Il giudice scagiona Yong-gu ribaltando il verdetto precedente e ordina anche una nuova indagine sulla morte della ragazza, portando una gioia immensa agli ex detenuti, al direttore e a una Yesung in lacrime. La scena poi ritorna all'inizio del film, dove Yesung ha una visione di Yong-gu e se stessa da giovane che la salutano sulla mongolfiera. Il film termina quando lei in lacrime saluta suo padre mentre il pallone vola via. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!